Ciao a tutti, voglio parlare in questo video delle gabbie della vita. Quali sono le situazioni che ci ingabbiano nella nostra vita? Sono diverse e noi crediamo di essere liberi, ma in realtà abbiamo molti condizionamenti che continuano, diciamo, a governare fondamentalmente le nostre scelte. Una di queste gabbie, ad esempio, è il timore di essere abbandonati, cioè noi facciamo un sacco di cose per non essere abbandonati, perché la sanzione dell'abbandono ci fa paura. È un qualcosa che spesso condiziona fortemente la nostra vita, soprattutto se l'abbiamo vissuta e sperimentata. Poi paradossalmente andremo a cercarci persone che ci abbandonano, perché comunque questa paura è una tensione molto forte. Però cercheremo di evitarla, cercheremo di evitare situazioni in cui si manifesta la paura. Si manifesta l'abbandono, per cui per evitare di essere abbandonati siamo disposti talvolta a fare delle cose molto condizionanti, a fare delle cose che normalmente non vorremmo fare. Altre situazioni sono, ad esempio, non so, la paura di essere giudicati male, di essere criticati negativamente dagli altri. Anche qua noi vogliamo spesso, temiamo il timore del giudizio, soprattutto da parte di persone che magari sono un po' trasgressive, persone che tendono a disprezzare. Allora noi restiamo agganciati a queste situazioni e andiamo a cercare un giudizio positivo, fondamentalmente. Altre gabbie fenomenali sono i sensi di colpa. La mamma che dice al figlio: vattene pure in vacanza, figlio mio, non ti preoccupare della tua povera mamma che sarà qui a passare l'ultima estate da sola e poi chissà se ci sarà ancora al tuo ritorno. Queste sono altre situazioni che ci ingabbiano, che condizionano in modo nefasto quelle che sono le nostre scelte. Ma poi sono tantissime altre gabbie, diciamo, che noi tendiamo a costruirci in qualche modo. Ad esempio, facciamo molte cose per avere la stima e la considerazione da parte di altre persone. Quindi per sentire che le altre persone in qualche modo ci danno stima, eppure poi troveremo quelle che ci disistimano, ci innamoreremo di quelle, perché è ovvio che se io cerco una cosa è perché dentro ho una paura opposta, altrimenti non avrei paura di essere sottostimato se non avessi una disistima dentro di me. Quindi dobbiamo abbattere queste gabbie, intanto prima riconoscendole, perché noi possiamo, come dire, conquistare la libertà se ci rendiamo conto di essere in prigione, perché se non ci rendiamo conto di essere in prigione non faremo neanche niente per conquistare la libertà. Quindi il primo passo è quello di renderci conto che siamo ingabbiati, che siamo in prigione, e dopodiché possiamo mettere in atto delle azioni andando ad allineare la nostra parte emotiva, con la nostra sfera logico-razionale, andando a dare nuovi cibi, nuove tensioni emotive in modo tale da poter rompere, trovare la forza dirompente per rompere le gabbie che condizionano la nostra vita. Per questo video è tutto, ti ricordo due cose. La prima è che venerdì 24 febbraio 2017 terrò a Torino un seminario su come coinvolgere con le emozioni. Ore 20:45 presso l'Educatorio della Provvidenza in corso 3013. Se sei interessato o interessata, il riferimento è 333 15 11 703. Ti ricordo inoltre che se ti iscrivi al canale avrai la possibilità di vincere dei corsi gratuiti con me o dal vivo o via video. Quindi iscriviti al canale. Ciao!